negli episodi precedenti. Perché ora, cara Marvel, vi sfido a combattere e non provare a fermarmi. Ti ho fatto una promessa e la manterrò. Questa guerra finirà e noi ne usciremo vincitori. All'inizio non pensavo che essere un supereroe potesse causare tutto questo. E accordi di Sokovia. Fra 28 giorni un missile via mare colpirà la stazione della Justice League. Discutetene. È vero che si parla di una guerra? Ah, non me ne parli. Non so più cosa è vero e cosa no. Questo paese non ha bisogno di altre complicazioni, ma... nel caso contrario... allora buona fortuna. Giusto? Va su? Sono esattamente dove voglio essere. Ok, ok. Ehi! Hey! Scusi, abitudine. Ho lavorato con il suo staff per molto tempo. Non è il massimo, ma mi ha permesso di crescere un figlio, lo sa? Sono molto orgogliosa di quello che è diventato. Si chiamava Charlie Spencer. Lei lo ha ucciso. In Sokovia. Questo non avrà alcuna importanza per lei. Crede di combattere per noi, lei combatte per se stesso. Adesso mi dica. Chi vendicherà mio figlio, Stark? Lui è morto e la colpa è sua. Il segretario Ross ha fatto di Banner Hulk. Armi allo sfinimento, credi non possa farci fuori? Ci daranno armi, non abbiamo nulla da temere. La DC non potrà batterci e tu dici no, calmati. Sto cercando alternative. Io ho la risposta. Allora adesso si ragiona. La DC Comics ha protetto questo paese per molto tempo e non ho nulla contro Superman e gli altri, ma hanno bisogno anche di noi. Il segretario Ross ha detto che se non prendiamo parte alla cosa, come minimo saremo espulsi dalla compagnia. Quindi prendi parte alla battaglia. Ci sono anche lati positivi. Potete guardare a questa guerra come l'unico modo per salvare l'America. Noi siamo più forti di loro. E questo significa che se perdessimo ci saranno molti più crimini. Boom! Tony, sei stranamente silenzioso e poco logorroico. Perché ha già deciso cosa fare. Oh, mi conosci bene. Io concordo con Visione. Se ce ne andassimo il paese andrebbe in rovina. James Gordon, lui non è pronto a tutto questo. Ed è quello che pensate anche voi. Oh, lui è Charlie Spencer, a proposito. Un ragazzo con un futuro brillante che studiava nelle migliori scuole. È morto perché noi cercavamo di salvare vite e la DC provava a farlo anche lei. Questa guerra c'è sempre stata. Non come ha detto il segretario quando il Joker ha assassinato Batman. Ma c'è stata sempre. I migliori film, le migliori serie TV, di chi fidarsi, di chi no. Ma lo sapete già, e questa cosa ha portato alla morte di centinaia di persone, compresa quella di Charlie. Era a Sokovia con gli amici per un viaggio, un'esperienza di vita, sapete? Quando gli è crollato un palazzo addosso a causa nostra. Non c'è una decisione da prendere. Questo è stato causato dallo scontro tra noi e la DC. Questa cosa deve finire e sapete che io ne prenderò parte. È una guerra a tutti gli effetti, lo sai? Sì, lo so. Dico solo di prendere in considerazione anche delle ulteriori alternative.
Mi spiace, Steve. È morta troppa gente a causa nostra e loro. Si deve farla finita. Possiamo uscire vincitori oppure no? È questa la verità. La vera domanda è a cosa ci porterà tutto questo. Neanche noi vogliamo che accada, ma è l'unico modo. Credimi, tu lo sai più di chiunque altro. Lo ammetto, ma davvero pensi che vivremo un periodo di pace e prosperità? Forse avrete ragione, ma forse no. Chi ha deciso cosa è giusto e cosa è sbagliato? Siamo meglio della DC, ma non dobbiamo per forza combattere. Se noi adesso non accettassimo, si opporranno più avanti e non sarà bene. Dici che verranno a prendermi? Noi ti proteggeremo! Forse Tony ha ragione. Se li affrontassimo potremmo uscirne vincitori, ma se... Tu non sei quella che ha mandato a quel paese lo Stato anni fa. Sto solo... non si arrenderanno. Quante altre persone dovranno morire mentre noi decidiamo? Dobbiamo combattere. Thank you.